La giornata mondiale per l'autismo è un giorno riconosciuto a livello internazionale per incoraggiare gli stati membri delle Nazioni Unite a prendere misure per sensibilizzare riguardo le persone con autismo in tutto il mondo. La giornata mondiale è riconosciuta dall'ONU e riunisce le singole organizzazioni dedicate all'autismo esistenti in tutto il mondo per collaborare riguardo ricerca, diagnosi, trattamento e accettazione generale per le persone portatrici di questa differenza neurologica. A Fano, così come in tante città italiane, due momenti di sensibilizzazione hanno ricordato la giornata, a partire dai bambini e le insegnanti della Scuola dell'Infanzia Albero Azzurro dell'Istituto Gandiglio, che mattinata, partiti dalla sede scolastica, hanno formato un corteo raggiungendo il centro commerciale di San Lazzaro per poi dar vita a un flash mob. I bambini hanno seguito con molta attenzione questa iniziativa, hanno manifestato qui con questa sorta di gesto simbolico dell'abbraccio, del sentirsi, e tra l'altro è significativo il palloncino con sensibilizzare, ripeto, tutta la cittadinanza. È una piccola cosa, una goccia nel mare, ma tante gocce insieme possono fare un oceano. Il flash mob dei bambini della Scuola dell'Infanzia ha preceduto poi un altro momento organizzato da alcuni soci Onfalos Marche, che hanno manifestato di fronte all'ospedale di Fano attraverso una protesta contro la politica della sanità regionale che, come ha affermato il presidente, sta attuando un taglio e limitando l'attività del centro autismo. Siamo voluti venire qui davanti all'ospedale perché è da qualche anno che noi abbiamo questo timore, cioè che ci sia in atto una sorta di ridimensionamento, se non proprio smantellamento, del centro di Fano, che invece in questi anni è stato un vero e proprio punto di riferimento per moltissime famiglie marchigiane, ma è soprattutto diventato anche un punto di riferimento a livello nazionale. Oggi abbiamo avuto comunque delle rassicurazioni sia dal direttore amministrativo dell'ospedale Marche Nord, ci hanno tranquillizzato rispetto alla vita di questo centro che deve necessariamente continuare. A rappresentare il centro autismo e i servizi di eccellenza nazionale è stata la dottoressa Stoppioni insieme ad alcuni membri dell'equipe. L'autismo è così bizzarro, tra virgolette, così disabile a volte che o siamo tutti legati in rete dovunque, oppure forse abbiamo poche possibilità di dare spazi di vita buona e ben adattata. Ci sono ancora molti casi qui nella zona di Fano legati proprio appunto a questa patologia? Ci sono molti casi in generale, ci sono molti casi nel mondo, si dice che stanno aumentando, ma forse siamo molto più bravi a diagnosticarli precocemente.